Eder. Mech. Pallister. Nuovi sviluppi emergono nel caso della scomparsa di Domenico Manzo, avvenuta nel gennaio 2019. Sono stati effettuati accertamenti sulla vettura noleggiata da Romina Manzo e guidata da Loredana Scannelli la sera della scomparsa, con la partecipazione dei consulenti e dei legali delle parti coinvolte. Gli esami, condotti dai carabinieri del RIS di Roma, hanno permesso di isolare tracce di DNA, in particolare di sangue, che potrebbero appartenere alla vittima. La procura di Avellino ha ordinato ulteriori accertamenti presso i laboratori di Tor di Quinto, i cui risultati saranno disponibili entro 30 giorni. Le notifiche degli avvisi sono state inviate alle persone coinvolte, tra cui la figlia dello scomparso, Romina Manzo, indagata per false informazioni e sequestro di persona, e Loredana Scannelli, indagata per false informazioni e favoreggiamento. Sono stati coinvolti anche altri soggetti, tra cui Pasqualina Lepore, madre di Loredana, e Alfonso Russo, difesi rispettivamente dagli avvocati Rolando Iorio e Palmira Nigro e Dario Cerzo. La sorella dello scomparso, Lucia Manzo, è rappresentata dall'avvocato Nicodemo Gentile. Gli investigatori della sezione operativa di Avellino hanno svolto approfondite indagini, inclusi interrogatori e raccolta di informazioni, per far luce sulla serata dell'8 gennaio e scoprire la verità sulla scomparsa di Domenico Manzo, ma il caso rimane ancora avvolto nel mistero dopo 3 anni. I nuovi sviluppi potrebbero confermare le ipotesi degli investigatori e portare a nuovi elementi per la risoluzione del caso. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.